con le basi maggiori, abbiamo dovuto rimetterci l'impero romano per far arrivare i goti che portavano. L'impero romano ce l'abbiamo dovuto rimettere comunque, ma in realtà le cose sono andate in questo senso. Alla foce del Garigliano, come sapete, si era attestato uno stato islamico molto forte, potente, al punto che stava per invadere Roma. Per cui i cristiani si coalizzano, guidati dai Longobardi, arrivano qua, epica battaglia, un'altra battaglia sul Garigliano, e vengono sgominati. E raccattando quello che avevano lasciato, le bufale. Con una lavorazione casearia molto rozza che i Longobardi però apprezzano, perfezionano e viene fuori la proto-mozzarella di bufala. I Normanni, arrivati dopo, vedono sta roba e dicono: si può ancora migliorare. E arrivano a quella che oggi per tutti noi e in tutto il mondo è la mozzarella di bufala. Non so se avete fatto il conto, poi va bene per comprare i pomodori, li abbiamo rimesso anche. Abbiamo messo 1.000 anni per mandare qualcuno a comprare i pomodori in America. A quel punto avevamo la base, l'olio, il sale, la mozzarella e il pomodoro. Tutto il mondo ce l'aveva, ma solo noi abbiamo fatto la pizza. Ma vi rendete conto che quando mi hanno dato un morso una mozzarella di bufala, Doc Garigliano, perché voi state mangiando qualcosa che è il prodotto di tutte le civiltà medio orientali, africane, europee fino alla Svezia. Questa è la sintesi di quello che rappresenta questa terra. E con queste operazioni qui noi cosa stiamo facendo? Stiamo riscoprendo queste radici, stiamo riscoprendo quanto vale quello che abbiamo, quello che siamo stati, quello che siamo e quello che non sappiamo di avere. E lo stiamo ritirando fuori. Vale così, vale nella musica. Cioè, se Benedetto Vecchio usa soltanto strumenti etnici, perché? Perché la musica che c'ha nel sangue è quella, non è un'altra. Se un ragazzo come Ettore Castagna, quando tutti facevamo i pazzi per i Beatles, va in giro per salvare gli ultimi tre che costruirono e suonavano lira calabrese, e oggi la lira calabrese gira nel mondo, e i più grandi luthai stanno a Scilla e a Bisignano, in Calabria, che cosa vuol dire tutto questo? Che tutte quelle radici che avevamo dimenticato e che sono fatte di pietra, di catenarie, di attraversamento di fiumi, di morsi di mozzarella, di civiltà di tre continenti, tutte queste radici sono tornate a germogliare. A germogliare voglia di sapere, di fare, di tornare a dire ed essere quello che siamo. Io scusate se non vengo più a sentire la musica. Ma fra un'oretta devo scappare e dubito che voi finiate fra un'oretta. Non ce la faremo, non ce la faremo.